Il mondo dell'agricoltura si è dato appuntamento oggi a Montichiari, nel Bresciano, in occasione dell'apertura della Fiera Agricola e Zootecnica, la più importante manifestazione italiana a livello internazionale dedicata all'allevamento che fino a 2 anni fa si teneva a Cremona. Da qui Coldiretti ha lanciato l'allarme. Gli allevatori sono strozzati dalle spese per i rincari energetici, più 500% delle bollette per l'elettricità, del 95% per i mangimi e del 110% per il gasolio. Purtroppo quella che viene definita la tempesta perfetta di lievitare dei costi energetici e anche la siccità di questo stato, che proprio non ha aiutato nella misura in cui tante aziende hanno raccolto nei campi molto meno di quello che era da attendersi. Per cui il rischio concreto, la preoccupazione è che possono a breve chiudere almeno una stalla su 10, ma ci sono anche alcune proiezioni che lasciano presagire il peggio. Di tutto ciò storicamente se ne discuteva a Cremona, che durante i giorni della Fiera del Bovino era al centro dell'attenzione internazionale. Lo scippo di un evento così importante per tutto il territorio è ancora una ferita aperta. È stato un grande smacco, è stato un errore voluto da Regione Lombardia che continua, è una ferita che rimane aperta, deve chiudersi, non va fatta cadere nel dimenticatoio, non se ne parla più purtroppo, fate bene a ricordarlo, ma da un anno a questa parte la più importante Fiera del Bovino è stata trasferita da Cremona a Montichiari, senza mai dare una spiegazione vera e facendo tutto di fretta, per cui Cremona è stata scippata da una fiera bellissima, portata a Montichiari, e mai è stata data una giustificazione. Non è che una, diciamo così, qualcosa che viene concesso, lo dice la storia, lo dice la tradizione, 70 e passa anni di Fiera Internazionale del Bovino, che da un giorno con l'altro è stata portata in maniera sottaciuta in un'altra provincia, ripeto, senza mai dare le spiegazioni, da un assessore regionale che fa solo gli interessi di Brescia e non fa invece gli interessi di tutti gli agricoltori della Lombardia.